Noi cominciamo la prima partita, quando comincia il campionato? Il 29. Il 19 l'andata. E la Coppa UEFA? 19 l'andata al 26 rigore. 19 agosto andata di Coppa UEFA, che non sappiamo ancora chi è. E il 26 il 29 è la prima partita, che può darsi che giochiamo a Palermo, o poi in Toscana. È una partita giù a Riyadh. La combineremo. L'organizziamo una volta ne facciamo il trofeo siculo arabo. Esatto. Una volta facciamo venire l'inviata. Si era presidente. Il mio allenatore, Puglio Kaptonbosen. Buonasera. Suo figlio è il consigliere per l'Arabia della FIFA. E alla squadra di Riyadh, questa è la mia squadra. Vieni per favore, veniamo. Sono, non sono italiani, ma di tutte le nazionalità. Tutta la Sicilia. Lui sembra africano, ma è italiano. Lui invece è quello che ha l'occhio più sbarazzino di tutti. Presidente, si fa una foto con la squadra. Col bus della squadra. Ci vediamo qui, fatti un posticino a me, a lui così. Ragazzi, indietro. Rimaniamo tutti indietro. Un po' indietro, grazie. No, voi rimanete lì. Scusate. Fede occhio che costa. Fede che basta è più importante di tutti. Bravo Fede, faccia caso di tutti. Fatto ragazzi, devi chiedere allo segretario di ingaggio, non posso. Grazie ragazzi, il principe è un portafortuna, va bene? È vero che sei portafortuna? No, ragazzi, è a vostra disposizione se volete chiedere qualcosa. Con il mister, no? Il mister è andato via. Carlo. Un secondo da soli. Dai. Posso mettere al centro il principe? Grazie. Un po' qua, guardate qui per piacere. Sì, dai, vai. Grazie. C'è una foto col principe in centro. Yes, messo okay, al centro, okay. Attimo. Okay. Mister del cappello, va bene. Che bello. Ok, che il cappello è vero per coprire. Se volete parlare qualche domanda. Ci dovremmo mettere di qui perché grazie, siamo partiti, vai Ale. Allora, buongiorno a tutti, io sono Arriva con signor Maurizio, con socio a casa Italia a Riyadh. Bisogna la Sicilia viene messo con l'Arabia Saudita a Riyadh dopo la Ramadan, inshallah. Lavoro semi con il signor Maurizio, con tutto, bisogna tutta la piace Sicilia, io vieni da Riyadh. Ok, grazie. Che verrà a fare investimenti con me. Insieme a Maurizio per l'investimento per i giocatori in Riyadh, anche in Italia. Ma lei il signor Colmanelli, che è il suo braccio destro per l'Italia. Ha mai pensato invece di lavorare nel mondo del calcio, di entrare, di investire i suoi soldi nel mondo del calcio, nel Palermo per esempio? Posso magari aiutarlo e rispondere un attimo? Sì, suo figlio è stato per moltissimi anni il presidente del Riyadh Calcio,
è peraltro consigliere della FIFA per l'Arabia Saudita, è molto amico peraltro anche di Blatter, perché l'ho visto, ecco, e così via. E non è detto che questo non succeda, ecco, perché in un rapporto di lavoro con la Sicilia può succedere anche qualcosa del genere. Quanto è possibile? Vogliamo vincere lo scudetto per questo, cioè. Ma voi avete già dei grandi giocatori, una grande squadra, per cui è un aiutino. La Champions, sai. Non è il magari non è il momento più adatto, no? Ma ci sono delle possibilità magari di creare anche questa amichevole di questa sicuramente, invece. Sicuramente, questo poi, di sicuro è molto interessato per lo stadio. Questo molto di sicuro, ecco. Per finanziare tutta l'operazione stadio. Stadio e anche altre iniziative in Sicilia. Ecco. Anche la Saudi Arabia, la Riyadh sempre. Stadio. Sì. Speciali per la il gruppo Fatir. Ok. Per il loro gruppo, il principe è il proprietario del gruppo Al Okeir, è uno dei più grandi gruppi di tutto il Medio Oriente, si opera in tutti i settori in pratica. Ecco, con Casa Italia adesso apri la Riyadh, Saudi Arabia, dopo 6 mesi, anche. Okay. Allora, per un investimento che il principe ha voluto fare, dedicato a Casa Italia. Casa Italia sarebbero dei supermercati in Arabia Saudita, dove si vendono solo italiani, industriali, 20.000 metri quadrati, ognuno. Per ognuno di questi sono 31, per un investimento di 1,5 miliardi di euro, e la prima di queste sedi sarà inaugurata entro 6 mesi, e il principe stava dicendo che inviterà proprio volentieri il Palermo Calcio per l'inaugurazione. Certo. Ok, ragazzi. Grazie, va bene, grazie mille, grazie, arrivederci. E buon lavoro. Grazie. E ce lo mette a disposizione. A che altitudine siamo? 1000 metri. Ah, sì, c'è qui, c'è una.